In quel tempo Gesù diceva alla folla: «Viene forse la lampada per essere messa sotto il moggio o sotto il letto? O non invece per essere messa sul candelabro? Non vi è infatti nulla di segreto che non debba essere manifestato, e nulla di nascosto che non debba essere messo in luce. Se uno ha orecchi per ascoltare, ascolti». Diceva loro: «Fate attenzione a quello che ascoltate. Con la misura con la quale misurate sarà misurato a voi, anzi vi sarà dato di più, perché a chi ha sarà dato, ma a chi non ha sarà tolto anche quello che ha». A volte quando leggo il Vangelo rischio di non approfondire il significato di alcune specifiche parole, dandole per scontate. È il caso oggi del moggio. Non mi sono mai interessato di fatto al suo significato e un po' per mia ignoranza o anche un po' per pigrizia ho sempre ritenuto il moggio una specie di contenitore. Poi, verificando sul dizionario, ho scoperto che il termine moggio deriva etimologicamente dal latino modius, il quale, venendo da modus, cioè misura, vuol dire proprio unità di misura, ed era usato per la misurazione del grano. Approfondendo poi le definizioni figurative che il dizionario propone, viene fuori che la lampada sotto il moggio intende dire di una persona che nasconde appositamente una verità o si nasconde lui stesso. È un appartarsi. Ma è ovviamente un paradosso. Potrebbe essere paragonabile al detto «ti nascondi dietro un dito». Ecco, allora colgo meglio il monito di Gesù nel Vangelo. Gesù non ci invita oggi a mettere la lucerna sopra il moggio o sopra il letto, non avrebbe senso. Piuttosto ci mette in guardia dal nasconderci. E quante volte ci accade? La Bibbia, ad esempio, è piena di nascondigli. Adamo si nasconde dietro la foglia di fico, Caino dietro il misconoscimento del fratello Abele, la dramma nel pavimento della donna, la pecorella perduta fuori dal gregge, il figlio il prodigo dalla lontananza del padre, e Giuda si nasconde nella sua disperazione. Quanti nascondigli ci troviamo? Eppure non ce n'è uno che non sia visto e attraversato da Dio. Così chiosa il Salmo 138. Dove andare lontano dal tuo spirito? Dove fuggire dalla tua presenza? Se salgo in cielo, là tu sei. Se scendo negli inferi, eccoti. Se prendo le ali dell'aurora per abitare all'estremità del mare, anche là mi guida la tua mano e mi afferra la tua destra. Se dico, almeno l'oscurità mi copra e intorno a me sia la notte, nemmeno le tenebre per te sono oscure e la notte è chiara come il giorno. Per te le tenebre sono come luce. Inutile nascondersi. Dio è luce. Non vede il buio. Vede solo un uomo che tenta di aggrapparsi al nulla piuttosto che affidarsi al tutto. Quanta fatica sprecata!